GF VIP, Edoardo Tavassi nella bufera, il che indigna i fan di Nikita Pelizzon. È finito di nuovo in una bufera Edoardo Tavassi. A poche ore dalla semifinale del GF VIP. Il fratello di Gwendalina è finito in un vortice di polemiche per il presunto gesto contro Nikita Pelizzon. Con l'uscita di Antonella Fiordelisi, Nikita sembra essere rimasta da sola nel reality e per questo, trascorre più tempo con gli altri concorrenti. Nikita non ha mai avuto un buon rapporto con gli altri vipponi e così il web. Nelle scorse ore, ha puntato nuovamente il dito contro Tavassi che avrebbe fatto una cosa che ha indispettito il pubblico. Chiara Ferragni vola in Africa con Chiara Biasi, hanno perso le nostre valigie. Cos'è successo? Amici 22, lacrime e disperazione, cos'è successo nella casetta? Essendo rimasti in pochi, i vipponi decidono sempre di mangiare sull'isola della cucina dove però, non c'è spazio per tutti. Tavassi, dopo aver finito di mangiare, ha ceduto il posto a Nikita. Ma il modo con cui lo ha fatto ha diviso il web. Dopo essersi alzato, ha ceduto lo sgabello a Nikita ma avendo le mani occupate gliel'ha ceduto con i piedi. In realtà, Nikita ha ringraziato Tavassi. Ma il web non ha gradito il modo in cui le avrebbe dato lo sgabello. Su Twitter, infatti, i fan di Nikita hanno puntato il dito contro Tavassi, che molti accusano di essere stato poco galante nei confronti della coinquilina. I Nikiters, così, come reazione, non solo hanno criticato l'atteggiamento di Tavassi, ma hanno esortato anche gli altri fandom dei concorrenti eliminati a votare la Pelizzon per regalarle la finale. Tindu fresco, grafaro il din tot, tot tot sigu care am crescut pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, șoapo. Grasul nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun le pierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.